di Gianni Rodari, Il trionfo dello zero. C'era una volta un povero zero, tondo come un O, tanto buono, ma però contava proprio zero, e nessuno lo voleva in compagnia per non buttarsi via. Una volta, per caso, trovò il numero uno, di cattivo umore, perché non riusciva a contare fino a tre. Vedendolo così nero, il piccolo zero si fece coraggio, sulla sua macchina gli offerse un passaggio e schiacciò l'acceleratore fiero assai dell'onore di avere a bordo un simile personaggio. D'un tratto chi si vede, fermo sul marciapiede? Il signor Tre, che si leva il cappello e fa un inchino fino al tombino, e poi per Giove il 7, l'8 e il 9, che fanno lo stesso. Ma cosa era successo che l'uno e lo zero seduti vicini, uno qua, l'altro là, formavano un gran 10, niente meno un'autorità. Da quel giorno lo zero fu molto rispettato, anzi, da tutti i numeri ricercato e corteggiato. Gli cedevano la destra, con zelo e premura. Di tenerlo a sinistra avevano paura. Lo invitavano a cena, gli pagavano il cinema. Per il piccolo zero fu la felicità.